Bene ragazzi, a tutti il comandante veneziano, siamo in Giappone, siamo non in griglia, questa è la strategia di gara, si comincia con il sole per poi finire con cielo variabile, quindi comunque giornata non negativa. Nono posto, sappiamo che è un circuito difficile per me su Suzuka, speriamo di fare il possibile. Andiamo raga, e stiamo facendo un sviluppo importante dell'aerodinamica che però arriverà a Dubai l'ultima gara, ma che sarà positivo per la prossima stagione. Vai ragazzi, vai rock and roll! Veloci, 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 veloci. Partenza non facile. Attenzione Alonso. Devo fare così, è l'unica, perché sennò... Mamma mia. Dai, siamo decimi, abbiamo rischiato, abbiamo perso solo una posizione. Dai, so che in Giappone la partenza è abbastanza pericolosa. E adesso vediamo. Purtroppo abbiamo perso una posizione, ma sappiamo che sarà una gara durissima qui. Calma per guardare. Ok. Tutto regolare in partenza. Tutto rego, tutto rego. Mancano 5 gare alla fine della seconda stagione. Sto molto attento perché queste curve qua, magari prese in scia la macchina, so dolori, so cazzi, so uccelli senza zucchero. Non è che proviamo una buona macchina, vero che... Dai, che la forza c'è. Non è che si stanno rallentando. Mamma che sorpasso su Pippo. Mamma che sorpasso su Pippo. Valtteri 1.34 e 2 stampa. Grande Valtteri, siamo noni. La posizione di partenza fondamentalmente. Primo giro andato, ne restano 27. 27 laps remaining, perché è questo l'inglese che piace a noi come indiani. Dai però, dai, sappiamo il livello è tosto ragazzi, l'impresa che voglio fare è grossa, vincere quella panterona. Con un livello di difficoltà altissimo per gli standard veneziani di un gondolaro senza patente ma con un cuore grande che vuole portare a casa un successo con la macchina più bella del reame, la Force India ragazzi, la Force India rosa. Occio Beppe. Dura però, stiamo già prendendo contatto dei primi. Proprio non c'è ritmo qui in Giappone, lo sapevamo. Ne eravamo consci, qui in Giappone non c'è ritmo. Ma va bene così. L'importante è fare qualche punticino irridato. Per conto noi dobbiamo mantenere la quinta posizione, ragazzi. Voglio essere il primo dei normali, diciamo, perché Mercedes e Ferrari sono in quel momento inarrivabili e soprattutto vorrei tenere la terza posizione nei costruttori, così per avere qualche bonus. Cioè, c'è bagarre davanti, speriamo in qualche incidente. Questa è una speranzella. Occhio. Vale, che comunque adesso stiamo un po' cominciando a macinare. Il cume macina. E piace quando il cume macina. Il Grosji si può tranquillamente superare l'obiettivo dell'ottavo posto. Lo voglio almeno l'ottavo posto. È il risultato possibile. No! Mamma mia! Queste sono curve pericolose, cioè in Giappone è così. In Japan è così.
Hanno più ritmo le altre, però hanno più ritmo. Questo non va bene. Attenzione qua, frena un po' il Grosje, mi ha destabilizzato. No, dai però. Ah, lunghissimo. Qua rischio anche la penalità. C'è andata di culo, c'è andata di culissimo. Ma proprio il Grosje che ha frenato e mi ha destabilizzato. Vola come vola. E ci prendiamo l'ottava posizione. E che piano piano stiamo risalendo la china. Qui a Suzuka, circuito storico. Difficilissimo, uno dei più difficili del mondiale. Ma bellissimo, misto, tortuoso, velò, tutte le ha. Ha un po' tutto sul circuito. Lo stile vecchio si vede. Altro che le ciofeche di adesso. Abbiamo Ricciardo dietro che si può prendere. Ricciardo è in bagarco proprio con Perez. È in bagarona con Perez. È nella classica e pura bagarotta. Problema meccanico per Seb, non c'è fine per la sfiga della Ferrari. Incredibile. Come siamo messi a motori e tutto, beh dai, i componenti ci sono. Occhio come, chicane presa veramente malissimo. Veramente peggio di così non potevo prenderla purtroppo, vabbè. Adesso una strategia pazza, speravo una safety car, due ritiri Ericsson e Ricciardo, ma niente da fare. Proviamo a mettere le medie, non so cosa sperare onestamente. Vai, vai ora. One disaster, come? One disaster. Siamo di fare almeno all'ottavo posto, ma la vedo durissima onestamente. Mamma mia, siamo quindicesimi. Non spingere subito, cerca di la temperatura. Non bene, non bene. Gara proprio negativa ai massimi. Solo una safety car. Solo la safety car può riportarmi. O la safety può riportarmi in gioco, ma la vedo un'impresa abbastanza disperata. Gara proprio negativa da parte del Kume qui in terra giapponese, in terra nipponica. Vabbè. Dai ragazzi, dai. Si può rimontare. Possiamo rimontare. Adesso devo fare tutta la gara con le medie, sperare in colpi di scena. Nell'ultimo periodo la safety car è uscita poco, eh. Ah, un altro ritiro intanto. Forse l'ho appena detto, vediamo se l'ho chiamata. Beh, un po' di culo. Perez fuori, no, mio compagno. Per la costruttori è negativissimo. Virtual, virtual per poco. Pazzesco, però pazzesco. Devo farmela prima, no? Eccolo qua. Parcheggia la macchina. Non bene, non bene però. No good. Per la costruttore in questo momento è negativissima, per quanto Ricciardo è uscito e quindi anche la Red Bull è messa con un uomo solo. Questo per Sergio, la gara è finita per lui. Ho capito. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Già tre ritiri. Ok, siamo quattordicesimi. Veramente gara piena di ritiri anche questa, cioè veramente si sta ritirando il mondo, ma non arriva la tanto agognata safety. Questa è la virtual che odiamo, che tutti noi odiamo, la virtual.
proprio Perez fuori, però pazzesco, non era, sicuramente non stava combinando niente di buono neanche lui, contando che l'abbiamo superato subito, probabilmente era, non so se tredicesimo o dodicesimo, boh, non lo so sinceramente. Beh, pian pianino raga, pian pianino torniamo sotto, lo so. Comunque il motore è un po' usurato, ma va bene così. Gara difficile a Suzuka, lo sappiamo. Sono 13 secondi da Verlaine di vantaggio. Bisogna capire da Van Dorn. Rischio. Li stiamo provando tutti. Botta sulle 34, Verlaine ci recupera, è vero che è super soft, però cazzo, mamma mia, gara negativissima. Gara iper negativa qui in Giappone. No good Kume, no good. Solo un miracolo ci può salvare dal baratro. Andata, bene. Secondo ritiro, mi sembra secondo o terzo. Niente, ho rotto l'ala, ho provato a andare ai box, ma non tenevo più la macchina, era un momento tranquillo, non stavo neanche registrando perché sapete che vado a spezzone. Tutto su un colpo mi ritrovo una Sauber dietro, rompo l'ala e poi provo a tornare in pista e ciao. Brutto, brutto ritiro, eravamo settimi. Comunque recuperato, Dio Cristo. Oggi si sono comportati alla grande in un... Ma vaffanculo. Questa è brutta anche per la... Veneziano rimane quinto, costruttori, rimaniamo terzi, la Red Bull è ancora dietro per fortuna. Raga, sono il condone veneziano, purtroppo brutta prova al Suzuka International Racing Course. Ciao!